Ce lo fai ascoltare il pezzo che stavi sentendo, così almeno? Sì, volentieri. Un giorno, vecchi discorsi, sempre da fare. Se si siede qua, dai. Accomodati, sì. Tanto buongiorno. Buongiorno. Porto di blocco. È un disastro. Quant'è che porti in giro la musica? La prima volta forse 5 anni fa. Ne avevo uno più piccolo di altoparlante. Poi alla fine mio padre si è informato e ne ha trovato uno veramente di una potenza devastante. Che è questo? Sì, è questo qui. Volevo da tanto farlo. Avevo il desiderio che tutta la gente ascoltasse la mia musica, solo che prima non esistevano questi. E poi quello che mi piace tantissimo è che io sono in un punto e lo sento come arriva fino ai palazzi la musica. E cammini? Sì, cammino tanto. Io una volta sono arrivato anche a Galceti. O peggio ancora, fino a quasi Baiano. Che tutte le mattine, alle 5, 7 giorni su 7. Io vengo via la mattina di Asia e buio. Diciamo ora forse un po' più giorno, verso le 5 e mezzo, quando torni è buio. Ti posso raccontare di Piazza Duomo, ma se per dire mi dici Piazza del Comune, che ne so, scusa, qui. Ferie d'estate le fai però? No. Nemmeno? Nemmeno. 26 anni che io non vado a vacanza. Boia. Tu viaggi? No, non mi piace, perché mi piace spostarmi a piedi. Però una specie di viaggio lo potrei fare quando io conosco qualcuno con cui vado d'accordo. Le propongo se qualche volta possiamo andare a farci un giro, per esempio a Pistoia. Però bisogna evitare la superstrada, e infatti proprio ieri stavo pensando, ma se dovessi trovarla, che strada prendo? Sicché dalle Fontanelle viene in bicicletta qui in centro. La patente o l'ha mai presa? No. Come mai? Perché sono di entrare a cucinare nella testa. Cioè? Entravo a cucinare nella testa. Cioè, a Prato ti conoscono tutti? Quasi, la maggior parte sì. Si viene anche per il personaggio? La chiacchiera, non importa, magari un saluto può valere una spesa di 100 euro. E quello che più mi piace è quando si mettono a ballare appena posso. Ma tu balli anche? No, non lo faccio. Lo facevo prima, ma poi ho scoperto che se mentre cammino mi metto a ballare mi viene un gran fiatone, sono stanchissimo poi. E sono un ballerino, io sono un ballerino di lunga data. Ah. Dal boogie boogie al tango, il vals, alla salsa, tutte queste cose qui. Mi piace toccare un po' tutto, Mi realizza, ti realizza. E non, ora che ci hanno chiuso tutto, è impossibile in casa. In terrazza sì, qualche volta se è bello, si trova un po', ma però... È la macelleria dei popoli. E che ci sono degli argomenti... Politica, sport, diciamo donne, voilà. Ora si fa altro che parlare di Covid, è anche stancante per la testa. Insomma, ma ora fermandosi in giro a parlare con la gente, c'è verso di parlare di qualcosa di diverso da questo DPCM o si ragiona solo che hanno sbagliato a chiudere alle 6? Hanno sbagliato a chiudere alle 6 ristoranti, bar, il calcio, anche dilettanti, tutto. Non hai un amore in questo momento? No. No. È una cosa che non ti interessa o...? Non mi interessa che ti piacesse libero. Mai avuto? Sì, l'ho avuto in passato, ma era depressa e quindi non mi voleva dire i suoi problemi, ha deciso di mollarmi. No. Sì. Di solito non riesco neanche a trovare qualche persona, qualcuna con cui poter far due chiacchiere e fare un giro insieme. C'è chi addirittura vuole camminare insieme a me mentre la musica è attivata. Naturalmente lo tengo più basso, perché sennò ci impazzisce pure lei, però c'è chi lo accetta, che gradisce la musica in un modo incredibile come me. E ora sta da solo? Solo, con il mio nipote in casa, c'è un nipote. E come la passa? Male. Il tuo segno zodiacale preferito qual è? Il leone, lo so io, sì. Che caratteristiche ha? Che io ci capisco poco. Ha le caratteristiche a cui piace prendere decisioni, anche decisioni per altra gente. Però non comanda.
anche se c'è chi crede di sì, perché tanto non serve a niente comandare senza decidersi. Sì, o che mi prenderesti provvisorio a volte, è bene, però non sapevo mio di era malato, è malato, vengo malato. E io non comando, non do ordini e voglio solo prendere le decisioni. Quando vedo che una è insicura o la sento insicura, gliela trasmetto io la sicurezza mia, che è incredibile. Prima ne avevo ancora di più. Dai diabete, l'ultima volta li hanno detto in coma. Mette in coma fino alla 118, adesso, dopo un'ora, è divisa la dottoressa lì in camera. Ma è in coma, un diabete, ma che muore o dice, si dovrebbe risvegliare. Diverso la trevo, diverso tutto. E si risveglia dopo una servizio, dice, che c'è? La giornata è molto bella, quindi penso che starò oltre un'ora di cena. Il vantaggio è questo, non si vede il cielo nuvoloso quando è sera, quindi non mi può passare la voglia. Fino a quando poi arriva persino la notte e torno a casa. Io, andiamo a mio padre, andavo via la mattina, io tornavo a mezzogiorno, tornavo la sera, cresciuto, mortadella, pomini, andiamo a arrangiare. Ora dei miei nipoti, sono anche i miei nipoti in casa, forse una donna mi poteva ricordare, io un uomo, io la mattina vengo via e lo lascio in casa. E che ci sta dietro a lui? Nessuno, io vuol dire. Avresti voluto fare qualcos'altro? Il desiderio? Sì. Il professore. Così. Hai lavorato? Sì. Che cosa? Cameriere, commesso, magazziniere e accompagnatore, per una donna anziana. E quello che ti ha dato più soddisfazione qual è stato? Accompagnatore, sì, perché era un lavoro che avevo io e lei e non c'era chi mi diceva cosa fare. E che di che dovevi occuparti? Dovevo solo portarla tipo a fare spese, degli acquisti anche, insomma, sì, spese. E poi la riaccompagnavo nella sua casa di riposo. È durato un mese, o forse un po' di più. A me è piaciuto, sì, perché a me piace aiutare la gente, senza essere pagato, perché mi piace la loro compagnia, è un piacere starli ascoltando. E quando sei uno che dà disponibilità, poi sai com'è la gente, no? Però è anche questo il bello di essere comunista. Si può ancora dire? Io lo dico. E che si dovrebbe fare, secondo te, per cambiare qualcosa? Bisogna rivoltare il mondo. Com'è bella vita per un giapponese a Prato? È bellissima, specialmente Prato, accidenti, la città migliore in assoluto. E ti piace questa città, questa piazza? Io l'amo, Piazza Duomo. Sì, ci resto, perché ci vivo qui già da quasi 40 anni. E vedere Prato ridotto così veramente mi piace il cuore. La polizia qui è veramente scherzosa, è fantastica, invece in Giappone è così seria. Sono tutti come macchine, io per questo detesto quel paese. Ci sei stato? Sì, anche per quanto sia bello, quando ci sono stato tutte volte non c'era ancora questo fatto di andare in giro con la musica. Ma se lo facessi adesso, no, io non ho bisogno, non posso. Non sopporto quando c'è troppo silenzio. In Giappone è un mortorio veramente. Un silenzio veramente spiacevole, tristissimo, non ce la farei. E pensi che, cioè, è una cosa che ti piace fare, continuerai a farla? Sì, sì, finché le forze me lo permettono, certamente. Però ho sentito che purtroppo in Sicilia ce n'è uno che va in giro con la bicicletta e ha un suono così forte e terrificante che fa suonare gli allarmi delle macchine quando passa. Sei un po' invidioso? Sì, però ho pensato anche un'altra cosa. Il suono probabilmente non è meglio del mio, perché un suono quando è troppo forte fa schifo poi, perché copre gli altri. Infatti non mi piace il suono dei concerti. Perché ha un suono privo di alti, cupo, troppo rimbombante. Invece questo è fantastico, certo, questo è perfetto. Non ha troppi bassi, gli alti medi sono squillanti. Non mi piacciono troppi bassi, infatti. Però questo è il massimo. Per luci perduti.
cambiano strada se li saluti. Storie non fanno rumore come una stanza chiusa a chiave. Storie che non hanno futuro con un piccolo punto sulla terra.